Nell'anno in cui Papa Francesco ha voluto rendere omaggio alla memoria di Don Milani pregando sulla sua tomba, nella chiesa della Compagnia della Parrocchia di San Donato a Calenzano è stata presentata l'opera omnia del fondatore della scuola di Barbiana, pubblicata nella collana dei Meridiani di Mondadori in un'edizione critica diretta da Alberto Meloni. La Regione Toscana ha voluto dare un contributo alla Fondazione Giovanni Paolo II per la pubblicazione del volume, che raccoglie tutti gli scritti editi e molte pagine inedite di Don Milani. La grandezza di questa figura, di questa persona, a mio parere sta nel fatto che, come pochi altri, riusciva a dire ciò che pensava e a fare ciò che diceva, e che rende queste persone riferimento, come appunto Don Milani è, sia per i credenti che per i non credenti. Il volume contiene le esperienze pastorali, la famosa lettera a una professoressa, l'epistolario privato, scritti e articoli, le due lettere pubbliche sull'obiezione di coscienza rivolte ai giudici e ai cappellani militari, pensieri e riflessioni di un uomo per sempre contemporaneo. Direi più che nelle soluzioni, perché non è imitabile, secondo me, perché lui stesso diffidava degli imitatori, non voleva che lo si imitasse. Però nel far sorgere interrogativi, nel metterci in discussione e nel cercare a nostro modo di rispondere a quei problemi di fondo, appunto, che sono il dare dignità a ogni persona, soprattutto ai più poveri, che sono i problemi di sempre.